Sempre siano lodati. Il contesto del libro dell'Esodo che abbiamo appena ascoltato è appunto la fine del libro della Genesi che termina con gli Israeliti che, grazie alla vicenda di Giuseppe, scesi in Egitto, poi Dio dà ordine al padre, a Giacobbe, di raggiungerlo con tutti i figli, muoiono lì, muore anche Giuseppe, e poi inizia la schiavitù di Israele. Il faraone che non ha conosciuto Giuseppe comincia ad angariare il popolo, lo rende schiavo. Sarebbe stata una schiavitù durata 500 anni, non dicevo anche ai miei fedeli, a sermone dei giorni scorsi, che tutta la storia biblica è una scuola continua di come tutto Dio disponga e mandi avanti. Cioè Giuseppe andò in Egitto per un atto terrificante fatto dai fratelli che l'hanno venduto, insomma, come una bestia, insomma, no? Il suo essere in Egitto poi è diventato provvidenziale perché un successo verso il faraone era diventato numero due, durante la carestia era l'unico che aveva il grano, allora i fratelli scendono, non lo riconoscono, poi si va a riconoscere, poi scendono giù e Dio dice a Giacobbe vai 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 in Egitto, ti preoccupare, io poi riporterò i miei israeliti a casa dopo 500 anni di schiavitù. C'è veramente da ricordare, ecco, come Dio ha davvero il controllo di tutte quante le situazioni che gli stanno, particolarmente quelle che gli stanno a cuore, ma anche veramente di tutto, insomma, quindi, anche i fatti, insomma, le situazioni che viviamo nella vita personale, anche quelli che abbiamo condiviso, insomma, in questi giorni, almeno voi, sono sempre. Si svolgono tutto il controllo dell'Altissimo, questo è un grandissimo mistero. E poi nel Vangelo abbiamo ascoltato il termine del discorso apostolico, cosiddetto il capitolo decimo, manda gli apostoli tornano, tutti contenti per quello che hanno visto nella loro missione, Gesù dà gli ultimi, come dire, ragguagli, seri o severi, come uno preferisce, sulle esigenze della sequela di Gesù e quindi della missione apostolica, no? Non sono venuto a portare la pace sulla terra ma una spada. Ogni volta dico, tra poco nella messa diremo, Signore Gesù, visto che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Diciamo, uso sempre queste cose perché nella Bibbia c'è scritto di tutto e il contrario di tutto. Perché bisogna capire bene le cose. Gesù è venuto a portare la pace, San Tommaso direbbe per essenza, perché questo è quello che vuole. Porta la guerra per accidenza, lo direbbe, non vuole la guerra per nessuno, ma se a causa di Gesù ti fanno la guerra perché non vogliono che tu lo segui, e fossero anche tuo padre o tua madre, come si chiama il padre, la madre più di me, ti mettono in una situazione dolorosa, ma dinanzi alla guerra non c'è alternativa, perché Gesù viene prima di tutto, quindi se anche dovessi posporre e mettermi contro mio padre, mettermi contro, che certamente non contro il senso che uno ammazza, insomma, no? Ma nel senso che si viene a creare una situazione di tensione, quello è proprio completamente fuori di testa, che, non può, che è miscredente, insomma, mi lascia senza alternativa, certamente non si può fare la guerra nel senso di fare ritorsioni o cose fatte malamente nei confronti dei familiari, ma accettare questa situazione di separazione accidentale, non voluta da Gesù, ma appunto causata, ecco, da questa divisione che lui accidentalmente lo stesso introduce, cioè tra i figli del regno e i figli del maligno. Loro, insomma, che non accolgono lui, rimangono dalla parte del demonio e fanno la guerra ai figli del regno, quindi non c'è nessuna contraddizione reale. Sapete che in logica il principio di contraddizione è quando tu dici e neghi la stessa cosa nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto. Non dice vi lascio la pace e non sono venuto a portare la pace sotto lo stesso aspetto. Perché la prima lo dice in maniera essenziale, la seconda lo dice in maniera accidentale. Di logica filosofica e poi ancora, e questo per noi che diamo la divina volontà, ecco, è fondamentale, chi avrà tenuto, qui diciamo la traduzione, ma chi cerca di salvare la propria vita, il proprio modo di pensare, il proprio modo di essere, la perde, e chi la perde la trova, come sapete che è una frase tipica che si dice nella vita della divina volontà, è di sperdimi in te, però non voglio manco più ritrovare, no?
di essere continuamente capaci di questo, di rinunciare a voler avere il governo della situazione, insomma, quindi di fare, cioè, non è una cosa semplice. Cioè, è semplicissimo, diceva Pio, o è difficilissimo a seconda di come dicevo e a seconda dei punti di vista. Però è fondamentale perché c'è questa legge. Chi fa quello la perde la vita, chi fa quell'altro la trova. E poi qui c'è l'accoglienza degli uomini di Dio, chi accoglie voi accoglie me. Una delle frasi forti, è la stessa cosa che dice poi quando parla dei poveri, no? E qualunque cosa avete fatto, l'avete fatta a me. Ricordo anche il vescovo Petrocchi, dice, chi accoglie voi, non è che dice chi accoglie voi è come se accogliesse me, no? Chi accoglie voi accoglie me. Vuol dire che il Signore si identifica misteriosamente, ma realmente con i suoi inviati. Questo vale, non so se vi ricordate, ho fatto un po' di tempo fa una catechesi, una predica sugli uomini di Dio, spiegando che ci sono due livelli, uno oggettivo, il Papa e i Vescovi sono inviati di Dio, punto e basta, e poi ci sono gli uomini di Dio da un punto di vista soggettivo, quelli incarnati da San Paolo, cioè quelli che veramente, a prescindere dal ruolo istituzionale, c'è lo Spirito Santo dentro, i santi, diciamo. Questo vale per gli uni e per gli altri. Quindi, questo bisogna stare attenti, dice, ma alcuni vescovi potrebbero non essere santi, non fa niente, chi accoglie voi accoglie me. Quindi, questo diciamo che è il principio del fondamento dell'obbedienza gerarchica, diciamo così. E invece, quando c'è un uomo di Dio, sta attento, se non lo accoglie sono veramente guai, un uomo di Dio in senso soggettivo, perché è una grande grazia che il Signore dona, se la chiude guai. Dire che accoglie un profeta come un profeta, la ricompensa del profeta è chi accoglie un giusto come un giusto, la ricompensa dei giusti. Perché l'accoglienza è già una grandissima cosa. Perché se tu accogli qualcuno, accogliere chiaramente vuol dire non soltanto accogliere la persona, quello che ti dice, hai fatto metà di quello che devi fare. Bene, fidiamo alla Madonna questi giorni di vita fraterna, di vita santamente riposante e di vita, speriamo, anche edificante sotto tutti i punti di vista, in tutto quello che il Signore vuole donarci, di fiat creanti, di fiat santificanti e di santa vita fraterna. Chiediamo alla Divina Maria che sia sempre con noi e che guidi e accompagni questi nostri giorni. Possiamo ecco, sapere, riconoscere, rallegrarci, insomma, anche queste cose, riconoscere il ti amo di Dio per quello che stiamo vivendo, perché sicuramente lo è, rispondere, rendergli le grazie. Io sto imparando una cosa, no? Ho detto che non siano fare penitenze in questi giorni. Nella Divina Volontà si riscopre un po' Dio come amore. E quindi, è una componente fondamentale imparare a riconoscere le cose belle che noi viviamo con gratitudine, quindi come segni d'amore di Dio. La penitenza si deve fare, ma si deve anche accogliere ciò che di bene Dio ci dona nella vita, entrambe le cose. Ricordando che è più importante la seconda che la prima, perché la penitenza anche qui è per accidenti, noi facciamo penitenza non perché Dio vuole di per sé stesse quelle cose. La penitenza e la croce stanno come conseguenza del peccato. Ma nel regno della mia volontà, non c'è il peccato di disco. Adamo non faceva penitenze. Questo non vuol dire che non le faremo più, però io adesso dovrò approfondire, ma mi è chiarissima questa cosa che ho letto alcune cose. E Dio vuole che, come dire, che noi ci rallegriamo, che noi godiamo dei suoi doni, che siamo contenti. Questa è una delle cose che io ricordo nei miei tempi a gennaio, quando vedo, cioè, una vita totalmente felice, mi ha insegnato lì. È così. Anche in questo, quindi senza attaccarsi, senza, come dire, idolatrare le cose del mondo, come fanno i mondani, cose di questo, o mancare alla misura, fare bagaglio, cose di questo genere, no? Però c'è questa componente, che bisogna imparare a vivere santamente, nella divina volontà. Cogliere come gesti e come atti di amore di Dio, riempirli
cambiarli con gratitudine, non per noi, per tutti, come in ogni cosa che si deve fare, no? Quando si cambia il di Dio, si fa per noi, nella creatura che ci è in offerta e per tutta l'umanità che è in grado nei confronti dell'Altissimo di cambiare gli di Dio. Chiediamo a Madonna che anche questo sia una grazia di far di comprendere e di vivere in questi giorni. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.